Spettatori ben ritrovati, lo spinoso problema della mobilità del personale della scuola si è concluso, con estremo ritardo rispetto agli anni precedenti, sabato scorso con la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale. Gli interessati sono circa 250.000 e tra questi i docenti neoimmessi in ruolo che devono ottenere l'assegnazione definitiva della cattedra dopo l'immissione in ruolo. Gilda TV, come ogni anno, vi propone un breve tutorial con l'aiuto del professor Franco Capacchione. Buongiorno professore, facciamo subito degli esempi concreti. I docenti che sono entrati in ruolo entro il 2014-2015 possono fare la domanda di trasferimento nello stesso comune o nella stessa provincia? Possono fare questa domanda tutti i docenti immessi in ruolo entro il 2014-2015 all'eccezione dei docenti di sostegno che non possono fare nella fase cartacea la domanda all'interno dello stesso comune. Quante preferenze possono esprimere questi docenti di ruolo? Le preferenze per questa fase sono rimaste le stesse. 15 per quanto riguarda i docenti della secondaria, 20 per l'infanzia e primaria. È possibile ancora ottenere dei passaggi di cattedra o dei passaggi di ruolo? Sì, per i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo vi viene riservato il 25% delle disponibilità dopo la sistemazione delle titolarità in ambito provinciale. Entro quale data i docenti devono presentare la domanda? E, intanto la piattaforma del Ministero è entrata in funzione ieri, va tutto bene? Non abbiamo, almeno io personalmente, non ho elementi sulla funzionalità del sistema. Comunque, per quanto dovesse cominciare tutto nella giornata di ieri, fino a tarda mattinata sono state diverse le segnalazioni che comunicavano il mancato funzionamento del sistema. Mi auguro che successivamente sia andato e stia andando a regime. Professore, se l'insegnante di ruolo vuole trasferirsi in un'altra provincia, lo può fare? Sì, ma non in questa fase. In questa fase è possibile trasferirsi solo in ambito provinciale. Per trasferirsi in ambito interprovinciale, occorre attendere la scadenza che inizia il 9 maggio e si conclude il 30. E invece i docenti neoimmessi in ruolo quale tipo di domanda devono presentare per ottenere un trasferimento? I docenti neoimmessi in ruolo sono chiamati a presentare la domanda con la scelta degli ambiti e con una logistica che al momento non è stata ancora predisposta, sempre comunque logistica online di cui al momento non c'è materiale cartaceo, proprio nella fase che va dal 9 al 30 di maggio. Quindi i docenti neoimmessi in ruolo possono chiedere il trasferimento interprovinciale? Sì, ci è stato consentito con la legge 107 del 13 luglio 2015 la deroga al vincolo triennale delle titolarità nella provincia di immissione in ruolo e pertanto tutti in questa fase straordinaria possono partecipare anche alla mobilità interprovinciale. Anche i docenti che sono stati messi in ruolo come potenziamento? Anche i docenti del potenziamento ai quali è riservato, così come è avvenuto in particolare per i docenti della fase B e della fase C, che hanno dovuto necessariamente chiedere tutta l'Italia, allo stesso modo nel richiedere la sede di titolarità, l'ambito di titolarità, dovranno necessariamente indicare se
provengono dai graduatori ad esaurimento dovranno indicare tutti gli ambiti di tutte le produttrici. Professore, finita questa fase di trasferimenti, è ancora possibile fare la domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria, cioè la mobilità annuale? Certo, l'amministrazione ha dato rassicurazioni almeno per quanto riguarda le domande di assegnazione provvisoria, in quanto sono regolate da leggi speciali tipo la 104, tipo i congedi parentali, la legge che regolamenta i movimenti dei coniugi dei militari, di coloro che rivestono incarichi di natura politica, amministrativa, e quindi queste leggi comunque continuano e continueranno a salvaguardare gli interessati e pertanto non ci sono problemi per la domanda di assegnazione provvisoria. Invece, per quanto riguarda le utilizzazioni, secondo il Ministero dovrebbero essere o pressoché abolite o comunque limitate esclusivamente ai casi in cui si verranno a trovare gli interessati in esubero rispetto all'organico provinciale di appartenenza. Facciamo un esempio concreto ancora, professore. Un insegnante neo immesso in ruolo quest'anno a Milano può fare domanda di trasferimento, per esempio a Palermo, su che cosa? Su una scuola o su un ambito? Ai docenti che sono stati immessi in ruolo in applicazione della legge 107 del 2015, la cosiddetta legge sulla buona scuola, sarà consentito presentare la domanda, ma per essere assegnati agli ambiti territoriali ai quali attingeranno i dirigenti scolastici. Quindi dovrà essere chiamato da un preside. Non si parla di assegnazione di una scuola, ma saranno scelti dai dirigenti scolastici dell'ambito territoriale nel quale avranno ottenuto il trasferimento. E se nessun dirigente scolastico lo chiama, chiama l'insegnante? Lo vederanno gli uffici provinciali ad assegnare i docenti che non sono stati prescelti da alcun dirigente, ad assegnarli per la copertura dei posti rimasti. Un consiglio a tutti, professore, in questo periodo che è così frenetico perché il tempo è molto limitato rispetto agli anni scorsi. Chiaramente in questa fase non è possibile, non è stato possibile sviscerare tutte le casistiche. È opportuno comunque, dato che i casi particolari sono notevoli, è opportuno rivolgersi alle sedi specializzate della Gilda e della Federazione, Gilda UNAMS, proprio per essere seguiti al meglio e per valutare di volta in volta e di caso in caso la spendibilità di una domanda nelle varie realtà territoriali presso le quali si ha più interesse a prestare servizio. La ringraziamo, professore, e da Gilda TV un saluto. Arrivederci. Arrivederci a voi, grazie.